Bentornati a tutti sul mio canale. Allora, siccome adesso sto preparando il lievito per fare i panettoni e i pandori, con l'esubero, ogni volta che rinfresco mi avanza un po', ci ho fatto dei maritozzi, sono venuti spettacolari. Adesso andiamo a vedere come ho fatto. Comunque, in info box vi metto anche la ricetta con lievito di birra semplice. Sono ancora un po' tiepidi, ma guardate che morbidezza e che elasticità. Metto il lievito nella ciotola. Vedete? È raddoppiato, è pronto per essere usato. In info box vi metto il procedimento per farlo. È semplice, non vi spaventate. Metto il latte a temperatura ambiente e faccio sciogliere il lievito. Aggiungo lo zucchero. Naturalmente potete farlo anche con la planetaria. Metto la vanillina o la bacca di vaniglia o l'estratto di vaniglia. Aggiungo la buccia grattugiata del limone. Ci sta bene anche l'arancia se volete. Aggiungo l'uovo. Vi ricordo che le dosi ve le scrivo in info box. Incomincio a mettere la farina un po' per volta. Quasi alla fine metto l'olio. Ecco qua, mettiamo in ciotola a riposare un'ora circa, se è un'ora e un quarto, un'ora e mezzo sarà uguale. Riprendo l'impasto e lo lavoro. Dopo averlo lavorato 4-5 minuti, allargo e metto l'uvetta tenuta a bagno con l'acqua tiepida strizzata. Ci aiutiamo sempre con l'olio o altrimenti con la farina sulla tavola di legno. Lavoriamo ancora un po' per mischiare l'uvetta. Formiamo le nostre brioche. Prendiamo una bilancetta e le pesiamo così verranno tutti uguali. Io le farò da 100 grammi ciascuna. Lavoro la pasta così. Formo il maritozzo. Metto su un teglia con della carta da forno. Ora in forno a lievitare tutta la notte senza luce accesa. Eccole qua, dopo 11 ore circa sono lievitati benissimo i nostri maritozzi. L'ultima ora c'è da dire che ho acceso la lucetta del forno e ho scaldato leggermente il forno a 28 gradi. Perché adesso la temperatura è un po' freddina, erano un pochino ancora indietro. Se volete, ora potete anche pennellare con emulsione tuorlo d'uovo e latte. Io le lascerò così. Inforniamo con forno già caldo, 170 gradi, ventilato. Ci vorranno 15-20 minuti. Dopo 15 minuti tolgo dal forno, pennello con il latte
e spolvero con lo zucchero. Rimetto 2-3 minuti il forno per asciugare. Guardate che spettacolo! Queste, se non le consumate subito, le potete anche congelare e tirate fuori quando vi servono, anche per colazione. Comunque, se le mettete in un sacchettino di nylon, una volta raffreddati, si mantengono morbidi per 2 giorni almeno. Ciao, a presto da Marta!